Ciao ragazze, buona giornata anche oggi. Sempre umido fuori, trucco sempre The Balm come vi avevo fatto vedere l'altra volta, tampono perché ho il burro cacao. Oggi voglio farvi vedere questa matita di Kiko che era forse un'edizione limitata. È la 04 Crayon Leaves. Levre. È molto molto scrivente, bisogna stare molto molto attenti alla stesura perché sbava. Ha un bellissimo colore, eh? È una sorta di marrone. Sì, è una sorta di marrone caldo, rosato, prugnato, è bellissima. Io sopra vado a mettere con un pennellino e mi servo del pennellino della matita di Estée Lauder, vado a mettere il 403 Pupa Velvet Matte. Che è questo qui. Lo prendo col pennellino perché è un rossetto che rende molto. Quindi preferisco aiutarmi a stendere il colore in questo modo qua. Anche perché proprio non è che voglio farmi una bocca molto molto scura. Il pennellino non l'ho ancora molto usato, quindi è piuttosto duro. Allora, questo è sia una matita che dura molto, sia un rossetto che dura molto. Se sotto avete però un po' di burro cacao, la matita tende un pochino a andare nelle pieghette. Ok, carichiamo un pochettino il rossetto appoggiandolo alle labbra, perché altrimenti lo tampono. Ok, in questo modo. Colore molto bello. Eccolo qua. Colore veramente molto bello. Spero che piaccia anche a voi. Oggi ci spruzziamo questo. La nostra giornata sarà in compagnia di questo Grasse Parfums numero 15 Parfum, un dupe che non ho assolutamente idea di che dupe sia, ve l'avevo già recensito, è un profumo fresco, si sa di fresco, sa di pulito, mi porta un po' indietro con gli anni, devo dire la verità. È come se fosse una fragranza non antica, però sa di qualcosa di un po' vecchio, ma mi piace, è un profumo che a me piace molto. Ho notato, perché l'ho già spruzzato, che anche la durata, lo stillage di questo sono discreti. Discreti. Io ad ogni modo vado a lavorare e sto bottiglione che è 100 ml, me lo infilo in borsa con la scatola perché se mai mi cade la borsa si può anche rompere. Facciamo un disastro in quella borsa. Ciao ragazze, buona giornata.